già una storia molto 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 grave. Una bocca normale è questa. Questa è una bocca normale, la lastra di una dentatura normale. Le prime volte che facevo lezioni qua all'equipe storica, io gli facevo vedere questo, no? Perché facevamo già casi molto complessi, però loro si sentivano Superman, dicevano, vabbè, ma lo so fare, quello lo facciamo, andiamo avanti, facciamone un altro. Io gli dicevo, non dimenticatevi mai che non siete Dio, non siete Superman, state curando ogni giorno casi molto complessi, perché questa è la normalità. Questa è una cura semplice, una carie. Ma andare a rifare tutta una dentatura artificiale, la prima cosa che dovete fare è far capire al paziente che si trova in una condizione estrema. Da lì ho cambiato riabilitazioni estreme della bocca, per far capire al paziente che la situazione non è normale. Ma si trova il paziente in una condizione veramente disperata di cura della bocca. Non è normale aver perso tutti i denti. E anche quindi la terapia non sarà una terapia convenzionale, ma serve che il paziente ci aiuta nella terapia, già capendo che c'è un problema molto grave e che a casa farà delle cose poi dopo, che rispetto agli altri pazienti, che magari non devono fare, loro non hanno bisogno magari di fare 10 minuti al giorno di igiene mattina e 10 minuti la sera. Per un paziente che ha 16 impianti, 12 impianti, tutte le capsule artificiali, i provisori in resina, PMMA, sono tutti materiali artificiali. Questa è una bocca di un paziente normale, facile. Questa è una bocca bionica. Ditemi cosa c'è di diverso tra questa e questa. Questi sono radici naturali che hanno sensibilità, che sono ammortizzate nell'osso, sono tutte una separata dall'altra, se una si caria non ti va, cioè se una si rompe di dente non ti va a rompere tutta la masticazione. Vai a mettere lì il singolo impianto, se si apre una carie vai a curare quella carie, qua è tutto unito, se c'è un problema di struttura, questo è un paziente che ha le gambe artificiali, come te, c'hai 6 impianti sopra, 6 sotto, tutto artificiale, sì, all'apparenza chi ti vede non lo dice, dice c'hai i denti, però se vai a fare una radiografia vedi che non è normale, qua sotto si sta riassorbendo l'osso attorno a questo impianto. Soluzione? Svito via quell'impianto e avvito i denti. Va avanti lo stesso il paziente, anche senza questa ruota, ne aveva 7 sotto di ruote. Però mettete in conto che i denti non sono più i denti naturali, sono delle simulazioni. Questi erano naturali. Dipende Che durata hanno da come li tiene il paziente. Che durata ha l'automobile? Che ne so, quando faccio incidente. O se guido bene non lo faccio mai l'incidente. Se invece guido spericolato c'è il rischio che dura una settimana quella macchina. Tutte le cose che non fareste mai con i denti naturali, a maggior ragione non vanno fatte con i denti artificiali. Fumare, trascurare l'igiene, andare a aprire le bottiglie con i denti, o a tenere la pipa, strappare il cibo, oppure che ne so. Tutte le cose che non fareste mai a livello microbiologico e a livello meccanico. Meccanicamente ti hanno sempre detto togli la forchetta dai denti, togli il coltello dai denti, non stuzzicarti i denti con, non mangiare le noci, non mordere. No, con i denti bionici non lo fai questo. Io uso delle parole come la bocca bionica perché servono a far prendere coscienza che non è la bocca naturale. Se io ti dico braccio bionico, capisci che certe cose non le puoi fare. Ti dico dentatura bionica, capisci che non è naturale.